in questo nuovo video di Giancarlo Giacchi. Allora ragazzi, come vedete siamo tornati qua su Guns Up, il bel free to play che avevo fatto vedere nello scorso video. E niente ragazzi, come vedete è cambiato un po' di roba. Ammetto che mi ci sono leggermente nerdato su questo gioco. Ma poco poco, perché poi nerdato è una parola grossa, perché ragazzi questo qua è un gioco che mi piace veramente tanto. Ma non perché, per il genere anche, cioè non solo per il genere, ma anche per il fatto che tu con magari, che ne so, una mezz'oretta di gioco fai progressi enormi che nemmeno potevi immaginare praticamente. Io ragazzi vi giuro che è una mezz'oretta che sono qua davanti alla PlayStation, le ho detto fammi registrare un video, vediamo un po', e praticamente, cioè, guardate, dallo scorso video è cambiato un mondo. Iniziamo un po' a vedere la disposizione del villaggio, quanto è cambiata. Innanzitutto qua c'è un coso che non ho capito nemmeno cosa è, perché ho fatto una battaglia e mi ha messo questo coso qua automaticamente. Però vabbè, ho fatto un po' di upgrade, come per esempio questa qua al 3, questa qua l'ho migliorata sempre al 3, ho messo questa qua nuova, ce l'ho al 3, questa qua l'ho migliorata al 5, questo qua ragazzi ce l'ho sbloccato nuovo, già ce l'ho al 7, roba dai pazzi. E poi chiudere per l'applicazione per continuare. Boh ragazzi, ok ragazzi, sono riuscito a riavviare il gioco dopo una serie di cose senza senso. Cioè tipo ho riavviato tipo la PlayStation 3 volte e non so cosa è successo sinceramente. E niente ragazzi, io direi comunque di proseguire sul nostro video. E allora iniziamo innanzitutto andando a fare una bella guerretta. Anzi no, volevo prima farvi vedere un attimo cos'era la CPU, che l'anno scorso io già l'avevo accennato, che l'avevamo sbloccata, però non vi avevo fatto vedere cos'era. E niente, la difesa CPU sarebbe questa ragazzi. Tu praticamente con il tuo villaggio devi difenderti al meglio, in poche parole. Adesso aspettiamo che arriva la gente. E come vedete noi abbiamo delle cose a disposizione qua, come per esempio queste, che sono cose abbastanza interessanti. Vediamo un po' se riesco a uccidere qualcuno. Alcuni sono andati. Ok, ora un altro se ne va. No. Ok, questi qua, la bomba cinese ce la teniamo. Perfetto. Perfetto, perfetto. Grande ragazzi. Perfetto ragazzi, ho scoperto una cosa veramente fighissima. Che sarebbe questo? Cioè lui c'è il coso là, il lanciagranate, spara anche da dentro in quella posizione là. Non so perché ragazzi, ma lo fa. Ed è fantastica questa cosa, perché lui praticamente piano piano uccide tutti quanti senza praticamente fregandosene di tutto praticamente. Perfetto, abbiamo sbloccato un'altra cosa. Vediamo un po' se qua riesco a fare qualcosa. Dai, grande, perfetto. Ok, ora la nostra mega mitragliatrice devasterà tutto quanto. Spero almeno. Buono, 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 buono. Uccidiamo tutto. Ok, perfetto, perfetto, ce la possiamo fare. Oh ragazzi, quello là è una specie di mitragliatore. Scusate se non parlo, ma sono un po' concentrato. Cioè, quello là è una specie di mitragliatore, quel personaggio là. Adesso non so se posso zoomare il gioco o no. Però se vedete bene là in mezzo al fumo, cioè ecco quello là, quello che sta sparando ora, che mi ha appena ucciso la base. Praticamente, oh, 2 minuti e 20 ragazzi, quanto ho resistito? Tantissimo. Buono ragazzi, veramente molto buono. Il fatto è che se resistevo 10 secondi di più magari facevo anche la missione. Vediamo un attimo, che sono curioso di vedere, perché non mi ricordo se era un minuto, cioè se era 2 minuti e mezzo o 3 minuti, vediamo adesso. Ok, andiamo un attimo a guerra. 2 minuti e 20.
Allora, 2 ore e mezzo ci regalano quelle là. Ok, perfetto. Ce ne facciamo un'altra, mi sa, dai, rifissarci più. Vediamo un po'. Perfetto, ragazzi. Cioè, vedete quel coso là, il lanciagranate, che è veramente una tattica pazzesca là. È veramente una cosa comodissima. Proprio comoda, comoda, comoda. Io direi di iniziare a steccare sull'esercito già da qua, o non so, aspettiamo un po'. Inizio a mettergli un po' di bombe qua, una qua, una qua, una, che ne so, qua magari. Quella ce la teniamo per dopo. Perfetto, 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 perfetto. Ok, alcuni sono morti. Ora ci penso il nostro lanciagranate, spero. Ah, oh no, ok, quello l'ha girato. Ok, lanciamo queste qua. Lanciagranate. Lanciagranate, ragazzi, stavolta non spara. Cose ignote. Ah, ok, adesso spara, ragazzi. Era un momento così, un momento morto. Ok, diamo fuoco a tutto in maniera da ucciderli. Tanto lì abbiamo il nostro lanciagranate che ci darà una grande mano. Perfetto, guardate, ora è la potenza. No, ok, stanno arrivando i nemici, ragazzi, però arriviamo anche noi. Ora lo distruggiamo malamente. No, ha lanciato quella, ragazzi. Quello là non ci... No, ok. Ora facciamo il razzo, 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 razzo. Grande futo devastola. No, aia. Quello là non ci voleva. Ora non capisco perché non spara la mitragliatrice. Perché non spara la mitragliatrice, ragazzi? No, devo capire questa cosa, che sennò è un problema. No, com'è possibile non spara la mitragliatrice, ragazzi? Ok, là arriva anche quel coso col mega mitraglione. Forse è meglio stare attenti, però no. Ok, diamogli fuoco. Diamo fuoco a tutto. Aia, 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 aia. Resisti, resisti il più possibile. Pochi secondi ancora, non molto. Ok, steccalo bene, steccalo, steccalo. Perfetto, 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 perfetto. Dai, dai, ma te che manca poco. Altri 5 secondi possiamo farcela, penso. No, ok. Ok, cioè, ormai la vittoria è nostra. Cioè, meglio, il premio no, il premio è nostro, insomma. Ok, ci hanno regalato anche una TNT, chiamiamola, insomma, una dinamite. Perfetto. Ok. Ora andiamo a fare una partita. Adesso questo qua volevo vedere un attimo cos'è. Cosa è successo qui? Cosa è successo? Perché non spara più questo? Potenziamento, costo, punti costruzione. Ah! No, aspettate, no, punti costruzione no, non mi serve, non è quello che... Un attimo solo, ragazzi, io devo capire un attimo cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? Succedendo. Ok, devo capire cosa sta succedendo, ragazzi, perché questo qua può essere un problema se non spara. Questo continua a sparare come se non ci fosse un domani. E questo qua è il problema, non capisco cosa sta succedendo. Vabbè, facciamo una bella guerra nel frattempo. Almeno. Facciamo questa qua, dai. Vediamo un po'. Ah, allora, mettiamo l'influenza e mettiamo anche il bombardamento. Perfetto. Possiamo farcela, dai. Ok. Iniziamo a piazzare tutti questi qua. Ok, perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Ok, allora, per il momento mettiamo un altro di questo. Ok. Ora andiamo a fare questo qua. Ok,
mettiamo questo. Poi appena possiamo mettiamo, cioè appena insomma, c'è un momento buono, mettiamo questo. Perfetto. Devo distruggere il più possibile la gente. Ok. Questo ce lo inghiottiamo umanamente da qua. Mettiamo doppia bomba così. Ok, lo sto rompendo male, ragazzi. L'ho rotto veramente male. Perfetto, ora mettiamo questa. Perfetto, in maniera che quelli là se la giocano così. Dobbiamo distruggere quella torretta là. Ok, perfetto, perfetto. Questo mettiamo. Non possiamo più metterli, perfetto. Ora vediamo un po' di distruggere quelli là. Tanto abbiamo tutto quello che ci serve. Mettiamo un altro di questo. Ok, come li stiamo distruggendo, ragazzi. Bam, perfetto. Ok, abbiamo anche un'esca per il momento, ma non ci serve, mettiamo quello là. Mettiamo l'esca adesso. Perfetto. Esca, 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 perfettamente, perfetto. Ok. Abbiamo vinto, ragazzi. Vinto, vinto, vinto e stravinto. Ok, perfetto. Abbiamo anche vinto un bel po' di roba. Ah, i paracadutisti più 5.000 di quelli. Molto, molto buono. Interessante, interessante. Allora, diamo un po' un'occhiata. Ok. Vediamo un po', possiamo mirare un po' di cose. Tra cui questa. Vediamo un po' se io mirandola forse mi aumenta qualcosa. Cioè, magari mi cambia la cosa della mitragliatrice. Vediamo un po'. Io questa qua non voglio vedere un attimo se questa qua ce l'ha la mitragliatrice, però. Pure questa qua l'ha finito, sbaglio. Oh, ragazzi, io non capisco però sta cosa. Perché? Ok, aspetta, adesso devo iniziare a ripiazzare questa perché non capisco come rimetterla. Perfetto, 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 perfetto. No, non riesco a metterla, ragazzi. Ah, ve lo dico io perché. No, aspettate, non ve lo dico io perché la mia attuazione era sbagliata. Quindi io l'avevo messa qua, no? Allora, aspettate un attimo. Ok, facciamo così, muovi e la muoviamo solamente di lato così. Ci deve essere una posizione giusta perché sennò non ha senso quello che ho fatto fino adesso. E così c'entra stranamente, la magia ci dice che la così c'entra. Ecco, eccolo. Ok. Così dovrebbe andare. Perfetto. Sì, ci siamo. Secondo me, ragazzi, c'è qualche problema con il gioco, non lo so. Perché se lì non spara, non lo so. Vabbè, ragazzi, io direi che con questo strano bug del gioco direi che è tutto. Aspetta un momento che mi sa che ho scoperto una cosa fighissima con l'auto. No, non è con l'auto base, non voglio con l'auto base. Voglio modifica carte. Ah, già l'abbiamo messa questa. Ah no, questa qua la dobbiamo mettere. Ok. E così è molto meglio. Ah, ragazzi, mi sono scoperto una cosa interessante. Allora, vediamo un po'. Attacca il camion nemico, trova riparo. Ah, noi possiamo dare gli ordini di difesa. Che forza, ragazzi. Difendo il cugino, metterei sinceramente. Potenziamento. Ah, noi possiamo anche potenziare. No, ragazzi, io adesso ho scoperto questa cosa. Quindi noi possiamo potenziare il QG. Perfetto. Ora, vediamo un po'. Convince con l'autobase. No, non ci interessa. Ripristina base, cosa sarebbe? Gli edifici saranno spostati all'inventario. I terreni saranno. No, non mi interessa questa cosa. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, io direi che con questa piccola scoperta, insomma, di gioco è tutto. Io direi che, insomma, da Giancarlo Gianchi è tutto, eccetera, eccetera. Insomma, la routine la sapete, spolliciate e condividete. Da Giancarlo Gianchi è tutto. Ciao a tutti.